Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Nazume 11 SD. Nello scorso episodio ho sconfitto la Kirkwood della Minodosen. Vediamo oggi qual è la seconda squadra che ci aspetta da sconfiggere per il Football Frontier. Ovviamente se si è vista la serie animata si sa qual è la seconda squadra da affrontare. Vediamo un po'. Dobbiamo sbloccare però prima il percorso, la mappa. E non so cosa sia 76 su 40, ma ce l'abbiamo, quindi sblocchiamolo senza spendere ulteriori punti passione. Quindi cominciamo subitissimo con il primo avversario, che ovviamente sarà stranamente un avversario non della squadra avversaria, ma della nostra squadra, molto particolare. La formula con la quale si svolgeranno gli episodi successivi da questo in poi l'ho spiegata nello scorso video, quindi se volete, se non l'avete ancora visto, recuperatelo e poi tornate qui. Ah, però ci sono anche avversari della Minodosan. Fanno un po' mischiate le squadre. Mi piace. Alla fine è tutta Minodosan tranne uno che è dei nostri. Vabbè. Vorrei mostrarvi subitissimo Kirina, ma... nah. Voglio andare subito al gol. Che poi alla fine ieri ho detto che non avrei usato i copertoni per l'allenamento e cose varie. E poi alla fine ho detto, ma sai che c'è? Alleniamo un po' la squadra. Più che altro mi servivano per Kirina. E infatti l'ho usati per lui. Però poi alla fine, vabbè, ho usato anche qualche rotolo per l'allenamento, per le tecniche e cose così. Quindi alla fine, insomma, ho finito per usare un po' di oggetti per l'allenamento. Perché sennò le tecniche non si potenziano in alcuna maniera. Se non salendo di livello il personaggio, ma pochissimo proprio. Potevo farlo gol, sì, però le possibilità sono molto ridotte quando hai un nerf così alto della tecnica. Poi c'era anche il difensore, quindi alla fine il portiere ha detto, sai che c'è, te la paro e ciao. Poi ho visto il massimo, non è 93, ma se prendi un colpo critico è 99, è stato fantastico. È stata più strana come partita, mi hanno nerfato tutte quante le tecniche iniziali. Però vabbè, l'importante è aver vinto. Attenzione, abbiamo il portiere della Mikage Senno. Vai ragazzo. Anche se ci sono sempre gli altri della Minodosan. Niente, era molto debole, ha fatto Uzumaki the End e quindi... niente, ha perso facile. Si è aperta la strada per un oggetto. Vediamo un po' qual è. Ghost Rock. Ah, Ghost Lock, quindi tipo... il blocco fantasma. No, tipo, è il blocco fantasma. Un altro giocatore della Mikage Senno, sì. Stiamo entrando nella fase... nella vera fase di questa seconda partita del Football Frontier. Ovviamente ora tutti i giocatori diventeranno della Mikage Senno fino ad arrivare appunto alla partita finale dove c'è il capitano. E lì davvero ci sarà da divertirsi. Oh, eccoci arrivati alla penultima partita. Penso che ora la squadra sia full Mikage Senno. Perché a questo punto è rimasta questa partita e poi l'ultima che è contro il boss. Però potrebbe ancora esserci la squadra composta da un giocatore della Minodosan. Vedremo. No, la squadra è full Mikage Senno. Bene così. Allora, nella prossima chi ci sarà? Chi sarà il boss? La cosa buona è che non hanno difensori a parte quei due lati. Quindi io li frego tranquillamente così. Per fortuna nessun down. Oddio, insomma. Ora che arriva la porta, certo, se ne passa un pochetto. Uzumaki the End, che dovrei avere il massimo. Sì, infatti c'ho il massimo. Quindi... è parata, è gol sicuro. Ieri invece giocando per conto mio, insomma vedendo ancora un po' di cercare, insomma di capire bene le meccaniche delle partite, 93% doveva finire sul blu. Certo. Ah, finisce così. Quindi anche la penultima partita proprio così, scialla. E manco l'obiettivo a caso, va bene. Questo episodio io lo sto registrando prima dell'uscita dell'evento, però so che è uscito l'evento.
Quindi l'evento voi l'avete visto prima di questo episodio. Mi piace giocare con il tempo. Oh, ok, ora chi c'è? Segawa Den, quindi è il midfielder, non è capitano. La cosa bella è che il gioco si aggiorna alle 6 del mattino qui da noi, mentre in Giappone sono le 2, quindi diciamo che in giornata noi possiamo stare tranquilli, abbiamo dalle 6 alle 6 del giorno dopo, insomma un'intera giornata per aprire il gioco e aggiornarlo, per prendere le ricompense, quindi tanta roba. L'unico difensore è di là, vai con la tormenta di fuoco. Potenza, ok, al massimo, non c'è problema. Questo è gol, dai. Non penso si potenzi più di tanto, e infatti rimane lì. Dai, su, non perdiamo tempo. Pip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 
Non c'è problema. Vediamo un po' che combinano. Nice. Tanto abbiamo JP in difesa che blocca tutto. Dragon Crash. Ma questi qua sono fissati. Dragon Crash. Tutti Dragon Crash fanno. Non hanno altre tecniche. Dragon Crash. Sidewinder. Non hanno nulla. Oh, bloccata. Bene. Astokun. Ok, devo passarla ad Asto. Allora, Shining Bird, però lì c'è il difensore che sicuramente me la blocca. Cioè, ci prova. Me la indebolisce un pochettino, sì. Che usa? Cos'era? Vabbè, niente. 102, è ancora molto forte. Un 40% di probabilità. No, un 60 direi. 80, così tanto? Però è gol. 2-0. Insomma, sta andando bene, dai. Anche subisco un gol da parte loro. Sono tranquillo. Da quell'angolazione. Guarda, noi siamo scarichi. Siamo scarichi, ancora 20. Allora, guarda che faccio. Faccio la provata. Se in teoria tira dritto, dovrei prendere la stella del turno. Però è inutile. E non me l'ha presa. È inutile comunque sia prenderla ora perché tanto. Anche faccio gol, toccherebbe a loro. Dato che si riprende da centrocampo. E un altro gol, 3-1. È molto facile così. Però appunto, se loro vanno in burning, mi fanno un gol sicuro. E poi, dato che subiscono gol, si carica più velocemente la barra. Ma non a me. Vabbè, sì, tu tira, tanto c'è JP un po'. C'è JP che difende la porta. No. Facciamo scadere il tempo. Ok, primo tempo è andato. Nel secondo posso usare la tattica. Niente, non lo capiscono. Non ce la fate! Lasciate perdere! E ci riprova. Nulla. Sono di coccio proprio. Wow, ma come ti permetti? Ma chi ti credi di essere? Naked Spa. Ehi. Insomma, stiamo calmi? Beh. Finita, meno male. Almeno terminiamo questo supplizio, grazie. E ora qualche slottata! Ci vuole qualche slottata, oh yeah! Duffman raccomanda le slottate! Abbiamo Pick Up Gacha. Che cos'è Pick Up Gacha? Fammi vedere. È per l'evento appena uscito? Comunque sia, due slottate da 3.000 le faccio. A meno che Pick Up Gacha per l'evento non richieda qualche. No, non richiede nulla di che. Però possiamo trovare lui. Vediamo un po', la palla era alta. Mi sembra di. Forse è una stupidaggine. Di aver capito che quando la palla è bassa, c'è più probabilità di prendere i pacchetti più rari. Oppure quando la palla è dorata si possono prendere i pacchetti d'oro, ma non lo so.
Sinceramente mi pare stupida come cosa, ma potrebbe anche essere, per carità. Però non ho ancora avuto modo di provare, ma attenzione, ha sotorango S. Sti cavoli! Sti cavoli! Vai! Alla grande! Alla grandissima! Lui lo allena un attimino con... Aspetta. Ha Shining Bird come tiro e Inabikari Dash, preciso. È asto, come piace a me, appunto. Non ha tecniche differenti, che è ottimo. E appunto lui lo alleno e lo metto a posto dell'asto che già ho. Perché ovviamente è più forte questo. Vai, apriamo tutto. Attenzione, abbiamo un rango A. Due Jud rango B. Questi qui sono già. Oddio, Atsuya! Abbiamo Atsuya! È rango B, ma chi se ne frega? Ottimo! Benissimo! Cavoli, quando uscirà? Quando uscirà Ares? Legge ce l'avevo, perfetto. Abbiamo Atsuya che mi interessa. A questo punto, tra tutti quanti, Atsuya è quello che mi piace di più perché non ce l'avevo. Benissimo così. Mi fermo qui. Io non è che sono superstizioso, però, come ho detto l'altra volta, è meglio non spingere troppo la fortuna. Quindi, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo, ovviamente, che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!